Allora, salve a tutti. Oggi vedremo come produrre il disinfettante per le mani in casa utilizzando gli ingredienti che sono facilmente reperibili. La ricetta che utilizzeremo è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il lavoro che ho fatto è per facilitare la produzione di questo disinfettante è quello di utilizzare le soluzioni sia pesandole in grammi, e sia invece misurandole con i millilitri. Quindi nel miscelarle vi dirò sia il quantitativo in millilitri e sia in grammi. E questa ricetta l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha ideata per i paesi poveri o in via di sviluppo, quindi in quei paesi dove le famiglie non hanno la possibilità di acquistare per il loro costo dei disinfettanti già fatti, oppure famiglie che vivono a distanze enormi da negozi dove è possibile reperire questi prodotti disinfettanti per le mani. E quindi è ideato per i paesi del secondo e terzo mondo, via di sviluppo e paesi poveri. E quindi ho detto paesi del secondo e terzo mondo, ma allora perché servono anche in Italia? Beh, chiaramente, veniamo a noi, il miglior modo per evitare il contagio, il diffondersi di malattie e di scambiarsi batteri l'uno con l'altro è quello di lavarsi le mani in modo frequente durante l'arco della giornata con acqua e sapone. Però, se andiamo in dei posti in cui non è facilmente reperibile l'acqua e quindi con noi decidiamo di portarci il disinfettante per le mani. Adesso sposterò la telecamera focalizzandoci di più sopra i nostri ingredienti e quindi procederemo con la preparazione della nostra soluzione disinfettante per le mani. L'ingrediente principale è sicuramente l'alcol, quello per uso alimentare, l'alcol 96%. E io ho acquistato una bottiglia da mezzo litro alla Coop, 9 euro, e quella da 1 litro costava 17,80 euro, quindi è inutile acquistare una bottiglia più grande quando costa esattamente più o meno il doppio di quella da mezzo litro. E anche perché a furia di aprire e chiudere, evitiamo di farci entrare dentro polvere o altri elementi inquinanti, essendo che stiamo lavorando in casa e non in un ambiente asettico. Non farò una soluzione da 1 litro, ma effettuerò un miscuglio di soluzioni basato su 100 millilitri, quindi un decimo di 1 litro. L'alcol etilico al 96%. Dobbiamo utilizzarne 83,3 millilitri, quindi intorno agli 83 millilitri, massimo 84 millilitri. In grammi sono 66 grammi. Quindi apriamo il nostro contenitore. Al contenitore io ci ho evidenziato tutte le misure in millilitri con un pennarello marcatore nero. Allora, prendiamo il nostro alcol e lo versiamo all'interno del nostro contenitore fino a raggiungere gli 83, massimo 84 millilitri. Accendiamo la nostra bilancia perché arriveremo a 84 millilitri, però in peso, in grammi, sono 66 grammi, quindi sulla bilancia dovremo raggiungere 66 grammi. Ecco fatto, una volta che abbiamo messo 84 millilitri di prodotto, cioè 66 grammi come indicato sulla nostra bilancia elettronica, dobbiamo andare ad aggiungere l'acqua ossigenata. Allora, l'acqua ossigenata
deve essere al 3% perché ha un'azione di eliminare le spore batteriche che eventualmente sono presenti nel contenitore che stiamo usando per la miscela o anche negli altri ingredienti. E la soluzione deve essere al 3% perché in farmacia o al supermercato si trovano sia soluzioni al 3% sia quella al 3,6%. Noi dobbiamo acquistare questa qui al 3% perché abbiamo le indicazioni in grammatura e millilitri per l'acqua ossigenata al 3%. E ce ne vogliono 4,2 millilitri, cioè 4 grammi. Io ho già fatto un segno qui su questo contenitore dove devo arrivare a 4 millilitri. Dopodiché andremo anche a vedere sulla bilancia se abbiamo rispettato la misura dei 4 grammi. Allora, uniamo all'alcol etilico i nostri 4 millilitri. 4,2 millilitri di acqua ossigenata al 3% e siamo arrivati a 70 grammi. Il terzo componente che andremo ad aggiungere è la glicerina al 98%. La glicerina serve per rendere la miscela emolliente, per evitare che col frequente utilizzo del nostro disinfettante sulle mani queste si risecchino. Questo prodotto si può acquistare in farmacia oppure si può acquistare in quei negozi che trattano prodotti per la cura della persona oppure lo compriamo su internet, come ho fatto io. Ho acquistato questo da mezzo litro che è esagerato come dimensione perché comunque o mezzo litro o 200-250 grammi la confezione costava più o meno uguale. In questo caso di glicerina al 98% ce ne servono solo circa 1,5 millilitri, cioè 2 grammi. E possiamo utilizzare o questo tipo particolare di dosatore che arriva fino a 5 millilitri o una classica siringa, sempre graduata, che arriva a 5 millilitri. È la stessa cosa. Andiamo a inserire all'interno del nostro contenitore e dobbiamo tirar su 1,5 mm. E quindi versiamo il nostro 1,5 mm qui all'interno. Chiudiamo la nostra confezione. Ah, ci rimane l'ultimo componente che è l'acqua. L'acqua distillata o sterilizzata, però l'OMS suggerisce che va bene anche l'acqua bollita e poi raffreddata, quindi portata a temperatura ambiente. Mi sono documentato su internet per ottenere la distillazione dell'acqua, è un processo molto complicato ed è difficile da fare in casa, a meno che non hai una passione, e quindi ti sei dotato di strumenti per raccogliere l'evaporazione dell'acqua. Però in casa tutti abbiamo un pentolino, quindi io ho bollito l'acqua nel pentolino, bollito per circa 5 minuti, raffreddata, coperta e utilizzeremo quindi quest'acqua a temperatura ambiente, 11 millilitri di acqua. 11 millilitri di acqua sono uguali a 11 grammi di acqua. L'acqua, infatti, è un liquido che è espresso in millilitri, è espresso in grammi, la misura non cambia. Allora, riempiamo un pentolino di acqua, lo mettiamo sul fuoco, lo accendiamo. Poi aspettiamo che inizi a bollire e lo lasciamo 5 minuti a bollire. Copriamo con un coperchio.
Come vedete l'acqua sta bollendo, lasciamo bollire 5 minuti, dopo ricopriamo nuovamente con il coperchio e lasciamo raffreddare. Chiudiamo con il coperchio il pentolino in modo tale che lo lasciamo raffreddare ed evitiamo che all'interno entrino polvere o altri agenti inquinanti. Allora, adesso aggiungendo questi 11 ml di acqua arriveremo a 100 ml di prodotto, cioè 83 grammi di disinfettante. Mescoliamo bene. Chiudiamo bene il nostro barattolino. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che per raggiungere la sua massima efficacia questo disinfettante deve riposare 3 giorni prima di essere utilizzato, in modo tale che l'acqua ossigenata ha tutto il tempo per eliminare eventuali spore presenti all'interno di questo disinfettante, di questa soluzione. Allora, chiaramente questa è una soluzione temporanea e di emergenza fin quando non torneranno disponibili nei negozi i normali disinfettanti che, ahimè, in Italia sono spariti come neve al sole. Dove mettiamo questo disinfettante? Allora, io qua già ne avevo preparato 100 ml. Vi consiglio assolutamente di etichettare il contenitore che andremo ad utilizzare in modo tale che sappiamo cosa c'è all'interno e quindi ho scritto tutte le misure sia in millilitri che in grammi del disinfettante per le mani fatto in casa. Questo contenitore da 200 ml, io ne ho fatti già 100 ml, altri 100 ne ho qui. E oppure possiamo utilizzare questi erogatori per le mani, quindi è un barattolino da 35 ml, comodo da portare dietro. Dicevo, se proprio in casi di necessità non è assolutamente reperibile l'alcol al 96%, e l'ultima possibilità è quello di acquistare l'alcol etilico denaturato. Sull'etichetta c'è scritto che questo alcol etilico denaturato può essere utilizzato per prodotti cosmetici destinati all'applicazione sulla persona, che tutelano particolarmente l'igiene e la salute della persona. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l'alcol 96%, che è anche edibile. Qui invece sono altri prodotti chimici per non renderlo edibile. E questa ha una concentrazione al 90%, non al 96%, che vuol dire che dobbiamo aumentare la quantità di questo alcol all'interno della nostra soluzione, non più 83,3 ml per 100 ml di prodotto, ma ce ne servono 88,8. L'acqua non sarà più 110 ml come la soluzione per l'alcol al 96%, ma sarà una soluzione invece di 6,5 ml. Quindi metteremo 6,5 ml di acqua anziché gli 11 ml che sono presenti nella ricetta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ovviamente questo non è consigliato dall'OMS, che probabilmente è più irritante per le mani, nell'uso frequente, però in caso di irreperibilità dell'alcol, visto che è sparita la mucchina, sono spariti tutti i disinfettanti, non vorrei che sparisce tutto l'alcol dai supermercati, eccetera, è l'ultima possibilità. L'alcol etilico sperando di usarne il meno possibile. E quindi questo lo mettiamo via.
Ovviamente vi consiglio di rispettare la ricetta originale, che è solo quella a base di alcol 96, che è l'alcol alimentare per fare i nostri buoni limoncelli. Allora, spero che fornendovi tutte le grammature, sia in millilitri che in grammi, vi abbia facilitato il compito. E io ovviamente vi ho dato le grammature su 100 ml. Se voi volete produrre 200 ml di prodotto, moltiplicherete quello che vi ho dato per 2. Se invece volete produrre 500, moltiplicherete per 5. Se volete produrre 250 ml di prodotto, moltiplicherete le mie grammature o i millilitri per 2,5. È un semplice calcolo aritmetico. Spero che il video sia stato chiaro. È utile. Se ci sono domande, consigli, ulteriori risvolti su questi disinfettanti fai da te, commentate sotto il video e ci confrontiamo. Alla prossima occasione, un saluto da Giovanni Savino. Ciao!